Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tornokid che vi parla e oggi siamo tornati con la nostra agente Cheng, pronti a pattugliare le strade di questo piccolo, per ora ancora, quartiere. Oddio, siamo già, penso, a metà di tutta la mappa, se questa è la mappa. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, andiamo subito in pattuglia notturna con l'auto. Attenzione, 40 minuti di durata, va bene il turno, va bene, let's go. Andiamo a catturare un po' di malviventi in giro per le strade di Brighton, si chiamava Brighton, credo, un po' che non ci gioco. E let's go con la solita laggatina iniziale, con la solita festa in corso, come al solito. E con il nostro solito senso dell'orientamento. Qua si esce. Ok, di qua. Qua. Là. Ok, perfetto. Torcia, torcia. Specialmente quello che come strada. Secondaria, vicoli o parchi. Per questo motivo ogni agente di polizia di Brighton ha una torcia attaccata sulla spalla destra, la propria divisa per accendere lo spinale. 5, ok. Quindi noi con tac, tac, proprio anche il gesto, top. Dov'è la volante? Scusatemi. Ci hanno rubato la volante. Allora, iniziamo il nostro pattugliamento. Dovrebbero esserci sbloccati anche dei nuovi eventi, incidenti un po' più gravi, rapine, robe un po' più serie, insomma, non i soliti furtarelli o le so. Passato 200 all'ora questo, o sbaglio? Vabbè, comunque inizia. Gestisci un caso di incidente lieve. Accettiamo, accettiamo. Facciamo così. Là si va di sirena. E via, sirene spiegate, signora, acceleri per favore. Se no la investiamo male. Attenzione qua che è incidente d'auto. Metti a sicuro le aree in cui si è verificato un incidente di notte, equipaggiando i razzi di segnalazione potrai trovarli nel bagagliaio della tua volante. Interroga tutti gli stimoli possibili per salvare i casi di incidenti. Ricorda di condurre le indagini approfondite e di consegnare le copie dei rapporti. Ok, ma soprattutto. Fermi tutti. Questa è una rapina. Ah no, siamo poliziotti noi. Esci. Allora, un attimo solo. Ci sono dei feriti? Ci sono dei feriti? No, state bene? Ok, perfetto. Sto facendo questo. Noi ci mettiamo qua. Razzi di segnalazione. Li equipaggiamo. Solo uno? Metto giù a caso, sappiatelo. Ah, ne abbiamo sei, ok. Fa quello, ma mi scusi signora, ma non passi sul razzo di segnalazione. Stiamo sbagliando qualcosa? Può darsi, eh. Dovrebbe essere tipo che delimitano la zona dell'incidente, no? Faccio così, cosa? Bene, stiamo già sbagliando, giusto? Immagino di sì. Andiamo. Vediamo perché onestamente non sto capendo se devo fare una roba tipo. Devo proprio circondare. Non sembra che sia così, però. Se si illuminano di blu questi, qualcosa significherà, no? Proviamo a. Ah, ok, e questo è diventato verde. Proviamo a fare così, buttiamoglielo sopra. E te devo dire. È stato verde anche questo. Ammazza.
me non risulta che facciano davvero così, però... incidente grave, sarebbe bello, ma no adesso. Possiamo raccoglierlo questo? Scusate, sono nuova e sapete com'è. Lanciamo in giro razzi. La mia... No, ok, tiralo fuori il razzo. Ok. Sicurissimo. Questi non riesco a fargli fare una bella inversione. Scusatemi, Non è per... inversione A1, credo che... Ok. Faccia inversione anche lei. Ma l'incrocio. Caso di rapina. Ci stanno sfuggendo tutti questi. Sì, però. Ma non è un incrocio. Ma che sta di... Scusi, faccio inversione, grazie. Voi che cazzo fate qua? Aspettate. Può andare, Vada. Aspetteranno. Allora. Ok, interroghiamo i testimoni. Prima cosa. Allora. Terve. Senza usare la freccia. Questo è il telefono. Sta chiamando già l'avvocato. Si sta portando avanti. Ok, mi scusi, ma io giusto per... Dovrei farle il test. Torcia possiamo anche spegnerla, perché... Insomma, sparaflesciare negli occhi... Ok, questa è a posto. Le faccio anche il test antidroga, giustamente. Non è che si sfugge alla legge solo perché si è vittime di un incidente. Ecco. Quindi. Iniziamo con una bella multina. Potrebbe essere... Giustifica l'arresto. Facciamo una bella cosa. Vediamo anche i documenti. Vediamo se è tutto a posto. Se non è tutto a posto, arrestiamo. Allora, è l'11 maggio 2020. Questa scade nel 2021, ma non ha l'assicurazione. Non ci ha dato l'assicurazione, signorina, mi scusi. Allora, multa per guidatore. Nessuna assicurazione valida. Multa. E guadagniamo punti sicuri. Oltre a soldi per lo Stato. No, l'ho rovinato la giornata. E le dirò di più. Condotta di... No, sbagliavo! No, mi scusi, non mi dia un cazzo che ho sbagliato. No, Eurigo, niente. Ho sbagliato perché le dovevo dire... Porca boia, multa. Condotta di guida. No, non è vero, guidatore. No. No, non devo dirle niente, le devo solo ammanettare. Narcotici. Possesso, guida... Ah. No, THC, non è mica... Scusa, non sono un esperto di droghe io. Non si direbbe, ma non sono un esperto di droghe. What? Cosa? Ma per favore, ma si metta là, grazie. Lei invece che... Prima di tutto... Mi dica cosa è successo. Quella là era tutta fatta. Questa. Non posso. Dammi i documenti. Cazzo, ci siamo persi un incidente grave. Però magari riusciamo a farlo. Dai, sbrighiamoci qua. Allora, 2022. Ok, perfetto. Vada. Restituisci. Poi facciamo un testino anche a lei perché si sa mai. Ok, perfetto. Pulito anche a livello droghe? Perfetto.
Allora, lei non posso dire niente se non aspetti un cazzo di secondo che devo fare le fotografie, giusto? No, questa è la pistola, anche no. No, un attimo, datemi tempo. Che poi il coso lì. Dai, che me l'avevi preso quel cazzo di. Ok. Rapporto completo? Rapporto completo. Allora, vediamo questa. Diamole il rapporto. Oddio, ma qua mi dava. Scorta detenuto. Solo gli agenti esperti sono autorizzati a scortare i criminali. Per scortare un detenuto, l'agente dovrà essere vicino alla propria auto o al distretto. Se l'agente è troppo lontano, dovrà chiamare un'unità di trasporto. Ti servono pistole di servizio per sbloccare questa funzionalità. Ok. Però, signori, possiamo anche scortarli. Aggressione aggravata. Beh, accetta. Beh, rifiuta. Rispondiamo alla prossima chiamata, va. No, no, non crasha. E niente, ci tocca ripartire e ricominciare la giornata. Va bene, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Noi non ci facciamo abbattere da questi imprevisti. Anche se la prossima volta che succede, disinstallo il gioco, eh? Porca di quella puttena. Niente, allora, incidenti lievi, non rispondiamo più adesso. Che ci tempestano richiamate per altre cose molto più gravi. Quindi attendiamo con molta calma, pazienza. Attendiamo che facciano tutti bravi. Qualche multina per qualche divieto di parcheggio, qualcosa, vediamo. Nel caso rispondiamo a qualche chiamata. Mentre mettiamo le multe, sì, ma fermati. Allora, vediamo. No parking. Friday, però. 21. Valido. 21. Valido. 21. Valido. Handicappati. Valido. Prova targa. Valida. Ok. Il tassi. Tassi. No parking. Taxi stand. Ok, perfetto. Ma è tutto a posto qua. Ok. Vediamo, vediamo, aspettiamo qualche chiamata succosa. Di qua solo taxi. Questo è valido. Questo è valida. Questo. Non lo vedo. Valido, valido, valido. Valida. Anche la targa? Si capisce? Sì, 21. Ok. Direi di proseguire e andare più avanti. Sto guardando queste macchine che in realtà sono in un parcheggio, sì. Accendiamo la torcetta, va. 21. Questo? 21. Ok. Ok. Attraversato regolarmente, ma falla andare, chi se ne frega. Sembra. Stava un po' saltellando. Al limite. Ha superato il limite di velocità. Lo so, però dovresti avvisarmi un attimo prima del confine del gioco. Sì, ma mi fate qualche chiamata gentilmente, che non vorrei star qui a. Questo qua non può parcheggiare. Né questo né quello, quindi. Facciamo così, scendiamo. Dai, un incidentino di quelli belli gravi. Ma questo che cazzo è? Oh, parcheggio regolare. Zona di parcheggio speciale. Divieto di sosta. E la facciamo anche rimuovere. I've got a car here that needs towing. Can you send a Tu record of my current anche. location?
Dietro di sosta, là. Là, caro attrezzo. Poi. Facciamolo qua all'incrocio. Vediamo se succede qualcosa di interessante. As soon as possible. Allora, 21. Valido. Più o meno è parcheggiata bene. 21. Valido. Ok. Andiamo dall'altro lato. Niente chiamate? Cioè, basta? Hanno smesso di chiamarci adesso? Va bene. Ah, ma va bene, è giusto, giusto saperlo. Entra in macchina. Bravo. Ma il carro attrezzi sta arrivando. Scusatemi. Che si è buggato. È passato col rosso. Vai, 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 vai. Madonna, ma ho picchiato col culo proprio. Trova la persona ricercata. Rifiuta. Non voglio cercare le persone ricercate, ma questo è passato col rosso. La Madonna! Si fermi però. Riuscito a trovare un posto per il parcheggio, non mi risulta. Oh! Madonna, oh! Guarda qua come si accosta dietro al sospettato. Salve, è passata con il rosso. Condotta di guida, passaggio col rosso. Hai visto? Forse ha visto male? Grandissimo figlio della merda, dammi patente e libretto, prego, non... ti azzardare a mettere in dubbio quello che dico, che Madonna tiro fuori il manganello. Detto così. Caso di incidente lieve, rifiuta. 2022. Maschio. È lui? È lui. Chang Yung, che cazzo è? Sento odore di alcol. Allora... esca dal veicolo, per favore, dai. Mani in alto, eh. Grazie, gentilissimo. Parcheggiato senza pagare parchimetro, so. No, no, che telefono, venga qua. Bel testino, eh. Facciamo un testino? Faccio rugazzo. Niente, signore, la devo arrestare. No, in realtà la devo arrestare. Rapina, rapina, devo andare, cazzo. Narcotici. Guida in stato di ebbrezza. Arrivo, arrivo, arrivo a caso di rapina, arrivo. Voi qua ci pensate voi? Tu stai qua, mi raccomando, non muoverti. Aspetta che venghino a prenderti. Buonasera. Alle 2 di mattina fuori al Brick and Mortar a leggere, va bene. Questa, mo? Stia qui perché stanno arrivando a prenderla. Ma sai che non lo so in effetti se... Secondo me si sono buggati i mezzi che dovrebbero venire, tipo il carro attrezzi, tipo il mezzo di... per prendere i sospettati. Perché non arrivano? Vabbè, oh. Io vado. Ah no, ok, sta arrivando, perfetto. Allora, andiamo. Caso di rapina. Ma è sempre qua che fanno le rapine. Qualcuno ha rubato un portafoglio. Ma come? Ma se sono... Ma... No, scusatemi. Ah, è stata lei. Maledetta, si fermi.
Puccio Renzap, cazzo sia. Vaffa moccala. Ti sei beccata una bella parla. Allora, ammanettamento. No, aspetta, devo fare cosa? Ispeziona. Ispeziona, perquisiscila. Però cattura il ladro, anche quello. Devo... Ma basta, persone ricercate, basta. Oggetto illegale I denti umani, l'oggetto illegale, fammi capire. A manetta. Per... in fuga. Posto. Resistenza all'arresto. Ma don't do that, cosa? Ma la devi smettere. Ok, posto. Salve, arrivederci. Bene, grazie. Ciao. Allora, sì. Ciao. Non siamo maleducati, non torniamo indietro, saluti. Attenzione qua, mi investono, bravo. Tassista, bravo. Signorina, il suo restituisci il portafoglio, ciao. Arrivederci. Devo darle. Ma devo forse chiedere l'identità al ladro? Non lo so. Vabbè. Allora, no. Sgombra la scena del crimine, ma stiamo parlando ancora. Trattarsi di una donna. Stiamo gestendo la rapina qua. Ok, una donna. Lei cosa ha visto, signorina? Qua la conosco. Allora è complice lei. Faccia gli occhi di acerbiato, Quindi? Trova la persona ricercata. Non ho la foto. Si è buggato tutto. E no, non mi dice neanche se potrebbe essere o meno sospettato. Si è buggato tutto, va bene. Ma porca troia. C'è un modo per far finire la giornata così magari si sbugga, no? Vediamo se mi fermo qua alla stazione della police. Devo provare a far finire la giornata e riavviare il gioco. Non c'è un cazzo da fa. Si è buggato, non mi fa vedere la persona. Salve, salve. La mia scrivania, scusatemi, la mia scrivania qual è che è di questa? Sarebbe questa di solito. Aggressione aggravata. Ma il problema è che non credo sia possibile come cosa. Andiamo a rifiutarla intanto. Non siamo impegnati, ma dettagli. Posso finire la mia giornata in anticipo? Che però un modo per finire la giornata in anticipo c'è. Stop! I don't want to shoot you. I have kids. Don't shoot. E un buchetto nella gamba. No, io voglio riavviare il gioco perché si è un po' buggato, ma leggermente buggato, Ok, ci proviamo. Allora, non so se siamo stati degradati, però fatto sta che per compensare il tempo perso facciamo un 20 minuti. Pattugliamento in auto di notte, ricominciamo la giornata sperando non si bughi. Ok, grazie. Perfetto. Allora, usciamo da sto posto. E merda. Di qua. E di qua. Perfetto. Addio, arrivederci. Ciao, grazie. Allora, andiamo a prenderci la macchinina. Let's go. Tac. E stiamo a posto. Ok.
fare in ogni... Vabbè. Non ha usato la freccia, attenzione. Partiamo subito? Ma prima facciamolo girare, prima di dargli la multa. Magari la mette adesso la freccia, no? Magari, eh. Andiamo. Aggressione aggravata? Accetta, dai, proviamo. La, blocco maiuscolo. Ah, fanculo. Blocco maiuscolo non mi serve, ma è partito. È partito il dito. Andiamo. Qui volante 38-15. Stiamo arrivando sul luogo dell'aggressione. Passo. Fare i rotti? No, non mi interessa i fare i rotti. Non mi bloccare mentre sono ad alta velocità, che è un casino dopo. Non dovevo andare di qua. Se mi si bugga il GPS, mi manda a fare i girotondi. Giuro che... Guardalo. Guardalo! Dove devo... Non lo so, io giro, sti cazzi. Ma porca di quella... Ma fa le derapate la volante. Spegni le sirene, lascia solo le lampeggianti che bastano. Vacca boia. Corri. Ma non mi interessa se non ho usato la freccia. Guarda te, come cazzo è possibile? Stiamo distruggendo sto volante, va bene. Se dobbiamo fare un inseguimento in auto non riusciremo mai. Dettagli. Allora, vediamo cosa è successo. Quanti ci sono? Feriti ci sono. Una? Solo una? Se avessero fatto una strage. È un testimone? Can you describe what you saw? Sure, officer. I think I saw something. Credi di aver visto qualcosa. Credi. I even know the person, officer. Se la conosce, mi scusi, non è che credi di aver visto qualcosa. È un testimone? Martin Gaspar. Ha assistito all'intera scena benissimo. E che cazzo ha visto? Pantaloncini blu. Martin Gaspar. Ciao, ciao. Sto cercando un sospettato, non è che l'ha visto. Pantaloncini blu. Non adesso, però, porca troia. Pantaloncini blu. Ma è nell'area? Hi officer. Can you help me please? Porca di quella puttana. Allora. Ah, scusa, perché non c'è la mappa sotto? Ok. Di qua. Però ci sono delle viettine strane qua in giro. Forse dietro, non lo so. Facciamo così intanto. Spingiamoci qua. Non mi sembra di vedere nessuno coi pantaloncini. Quindi, ok. Di qua non ci sta. Potrebbe essere. Dammi la torcia. Scusi, lei ha dei pantaloncini blu? Scusi. No, mi sa che è una donna lei. Occhi aperti, signori, occhi aperti. Sempre occhi aperti, sull'attenti. Lei non è. Guardando, magari lì si può passare in qualche modo lusco. Dove siamo noi? Stiamo quasi uscendo dall'area. Sto Martin Gaspar, però, dubito che sia andato di qua. Caso di rapina. Rifiuta, non posso. Sto cercando una persona che ha aggredito delle altre persone. No, un'altra persona e basta. C'è i pantaloncini rossi, ma siamo fuori dalla zona di ricerca, giusto? Siamo dentro a pelo. Siamo dentro a pelo, il che significa che potrebbe essere... Non hai pantaloncini blu. Ma non si vede niente però,
Ma i rifiuti per terra, me ne sbatto le palle. Mi nasconde questo nell'ombra. Non è lui. E che cazzo però, eh. E ora. Allora, no. Però c'è un'altra persona qua. Attenzione. No. Niente, torniamo verso la scena del delitto. Allora, quindi se qua non c'è nessuno, tocca andare a vedere, però di qua, ma qua, no, qua non è che era lì a guardare magari ad assistere, no? Magari si è nascosto da qualche parte, no. Allora, no, ok, però è successo tutto qua, sono spariti tutti. Ciao, ciao, ciao. Hi there. No, che cazzo, non interagire. Oh, madonna, abbiamo rischiato la vita. Ma questo cazzo, neanche là però potrebbe essere. Allora, madonna, per cercare una cazzo di persona, che cazzo di giro. E non hai pantaloncini. Però mi sembra un po' improbabile tutto questo. Come sta scappando? Ah, è lui! È lui, maledetto. Dammi i documenti. Prima di arrestarti. Sure, officer. Here you go. Ha le mani piene di lividi. Ma c'ha pure. Ah no, non è scaduto. Gli occhi rossi. Ma l'arresto a prescindere io. Scena del crimine. Aggressione aggravata. Più 180 punti? Ah, però. Please, don't do that. Ma don't do that. Ah, yeah. Well done, officer. This could have become a serious situation. I need backup to take a subject into. Come ha rubato un portafogli? Chi? Ma abbiamo assistito ad un furto. Ma se mi. Ho trovato. Cattura il ladro. Ma mi scappa questo. Porca vacca. No, direi no, la pistola. Taser va bene. My wallet. Porca troia. Guarda questo che si incastra. Fermati. Affanculo. Alzati lentamente. Come impartisci ordini? Attenzione. Impartisci ordini del tipo spostati dalla strada, ma lascialo in mezzo, fallo investire sto grandissimo pezzo. Cioccolato, coltello, tasca, blaze, neanche portafoglio rubato. Let me see your ID, cioè, è il progresso che non capisco cosa. Sure, officer. Here you go. Cioè, no, in realtà il progresso. Nel senso che restituisco il documento, non interessa, giusto? Ah, ok. Arrestalo per in fuga. Sì. Cioè, in realtà. Furto, non è una rapina, è un furto. Furto. Non so cosa c'è. Se ci sia una differenza, no, effettivamente. No. Please, don't, vaffanmocal, don't. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Posto. Torna dalla vittima. Ma io posso lasciarlo lì? Ti assicuri? Oh yeah. Salve. Vabbè. Sti cazzi, non lo saluto. Lei è la vittima? My wallet. Il ladro è scappato. Vedi, non posso lasciarlo solo un secondo. Here's your wallet. Thank goodness you were there, officer. Cazzo però anche noi, Thank you, officer. Tanto questa non scappa. Have a nice day and goodbye. È finito. E
E niente, un altro ladro l'ha fatta franca anche oggi. Dettagli. Ma in tutto ciò la mia macchina è rimasta ancora di là, adesso. Sì, andiamo. E mentre andiamo controlliamo un po' qua i parcheggi abusivi. Allora, questo... valida. Valido. Parcheggiato bene. Questo è scaduto. È un... no. Multina? Parchimetro scaduto. L'incidente lieve. Ma l'incidente lieve ti direi anche di no. Se me ne dai uno grave, sono più contento. No? Non si può? Non ha parcheggiato benissimo, eh. Valido. Valido. Ok. Taxi, taxi, taxi questo. Ehi, taxi. Parcheggio regolare. Parcheggio speciale. Taxi. Ma come? Ma c'è scritto... ma scusami, ne. Ma vaffanculo anche i taxi privati, ma sei serio? Shift. Ma vai, affanculo, non posso togliergli. Che cazzo ne so io che ci sono pure i taxi privati, ma vaffanculo, va. Queste cose dovrebbero spiegarcele prima. Non quando ormai è troppo tardi. Che cazzo. Questo ha parcheggiato in senso opposto di marcia o sbaglio, eh? La conosco bene. Sulla carreggiata contromano. Vedi? Non so neanche se si può portare via se parcheggiata contromano, non credo. Vabbè. Qua sta a posto. 21. Cos'è valido? È valido. Ciao, ciao cara. Questo in realtà non so se... 21. Questo è disabile. Ok. Ancora una rapina, va bene, dai. Va bene, facciamo crashare ancora il gioco. Signori, c'è in corso una rapina. O meglio, è già avvenuta la rapina. Sì, ma sali in macchina, non è che devi aspettare 3 ore per salire in macchina. Là non accendiamo le sirene perché sono fastidiose, ma let's go, andiamo a sventare. No, sventare. Andiamo a catturare i rapinatori. Cazzo, ma era qua dietro? Potevo passare da viettino. Ali drift. Madonna. Non era qua, scusatemi. Beh, ma... perché non mi fai... mi sta facendo fare tutto il cazzo di giro. E mo... ah, dentro, ok. Dentro, nell'anfratto dobbiamo andare. Vai dentro qua. Accendi sta cazzo di torcia. Voi siete... ma vedevo la gonna alzata, non capivo. Ma dov'è che... qua? Ok. Let me know what you saw. I still remember the hair color, officer. Colore dei capelli e basta? Cioè, di tutto il colore dei capelli? Non lei, lui. Tell me what you saw. L'ha visto, cosa ha visto, cosa ha visto, cosa ha visto. What a coincidence. Che coincidenza, secondo me non è una coincidenza. Ok, chi è? I'll manage it. Tell me what you saw. Tanaka Wayne. Vediamo se ci dà degli indizi sul vestiario. Sui suoi vestiti, tipo abito bianco. Ok, perfetto. E ovviamente qua in giro, giusto? Ok. Proviamo a vedere se... beh, allora, non credo sia così stupido da restare proprio vicino vicino, no? Quindi vediamo di andare... poco più in là.
Abito bianco. No, è una signorina. Questi? Direi che non hai capelli rossi. Direi di no. Ma siamo ancora dentro, nella zona? No, perfetto, vaffanculo, va. Salve. Hello. Sto cercando uno che ha fatto una rapina. Ma tranquilli, tutto sotto controllo. Ma porca di quella troia. E niente. Non lo troveremo mai. Anche se forse... No, quello è un altro pelato. No. Ma la mia domanda è, qua sono ancora dentro nell'area. Dovrebbe darmi la minimappa, cazzo. Dammi una cazzo di minimappa lì sotto. E che non so più dove cazzo andare a cercare. Dove lo cerco io questo? Non è possibile! Abito bianco. Abito bianco. Abito bianco. No, basta, ho trovato le balle. Sto ancora cercando questo. Il responsabile di questa rapina. Porca troia. Ah, scusami, ne. Andar su di là. Fammi andare su di là. Vediamo. Da qua. Se gli passa un botto di gente, vabbè. Vabbè, panca bestia. È lui. Tira fuori la pistola. Sapevo io. Fermati. Ma che ha attraversato irregolarmente? Sta scappando da noi, maledetto. Ma dite che si ferma o... Ops. Si era fermato. Ho capito, ma non... non cioè, sono troppo veloce. Perquisiamolo per vedere se ha delle armi, qualcosa di... Giusto per... Belli i capelli, comunque. Proprio il rosso. Monete, yo-yo, sigarette, coltello a serramanico. A manetta. Infu, crimine. Rapina. You're being arrested for robbery. 180. Move to the sidewalk, please. Sì, ma non tremare, please, Ashley. No. Cheng. Non tremi. Stia tranquilla. Well done, officer. This could have become a serious situation. Però aspettiamo, perché sennò questo ci scappa. I repeat, backup requested. Dai, prego, mandate l'ambulanza. Copy that. The nearest available unit. Ambulanza. Vabbè, dettagli. Allora, lei si piazzi qua, grazie, che sta finendo anche il mio turno. Gentilissimo. E nel frattempo controllo le macchine, se sono parcheggiate bene, se hanno le patenti, eccola, già arrivato. No parking, trailer. Sporto sul posto, prego. Può venire. No, non è che può entrare nel... Ok, perfetto, posto. Han preso. Preso in custodia. 21. Valido. No, no, porca troia, saluta, maleducata. 21. Valido. Ok. Ma davvero sta città però ha dei seri problemi di... Però il parchimetro, ma scusatemi, vabbè che è handicappato, ok, però il parchimetro... Ma ho capito, ma allora non devono rispettare la legge, ma fammi capire... In effetti, è che uno può scendere, magari no, non riesce a scendere. Mi scusi lei, per favore. Multa per aver attraversamento irregolare. La richiamo, dai. Dai. Finito il turno? Madonna, che fatica, oh. Tra il gioco... Prego, vada, grazie. Vada.
Sì, esatto, è finito il turno, ok. Madonna. No, ha rallentato il maledetto. Con la solita volante tutta bella distrutta, distrutta. E... che cazzo devo andare io adesso? Fatemi capire. È che non mi segno, ma non mi segno un cazzo però, Vabbè. La segniamo noi, allora bam, ci prende in pieno. Madonna che rischio. Niente, andiamo un po' a vedere il resoconto della giornata, anche se... vabbè, era indubbio che l'avrei preso. Guarda, proprio mano sul fuoco. Là. Ok, parcheggiamo qua, ci frega un cazzo noi. Non ha usato la freccia, buon per lui. Signori, noi andiamo alla nostra... si è buggato benissimo il coso dell'autovelox, perfetto. Termina turno, per carità, che oggi tra bug e crash non è finita bene. Allora. Vabbè, non è neanche andata poi così... così male. Siamo saliti livello 6 su 10. Allora, posti di controllo. Nuovo distretto, downtown. Basta. Basta. Nuovo distretto. Ogni lunedì potrei decidere in quale distretto restare per l'intera settimana. Quindi c'è proprio un distretto di... ah, ogni lunedì però. Quindi questo è un distretto e questi sono altri due distretti. Ah, abbiamo sbloccato questa parte. Perfetto, ho capito, ho capito. Beh, signori, ci vediamo con un prossimo episodio. Magari faremo un posto di blocco o qualcosa, o un incidente grave finalmente. Magari, cioè, finalmente, perché... cioè, per carità, può avere persone coinvolte, ma è il nostro lavoro e qualcuno lo dovrà pur fare. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao.